tarde, salve a tutti. Bene, adesso vi preparo, invece visto che ci avviciniamo a Ferragosto, i peperoni sono di stagione, invece del pollo con i peperoni faremo il polpo con i peperoni. Andiamo in una bella padella, il nostro polpo che abbiamo già lessato. Ricordate, lo mettiamo a bollire con dell'acqua fredda, un po' di vino bianco, e gli odori, aglio, sedano, cipolla, un pochino di sale. Questo ci ha voluto un'oretta di cottura perché era bello grande. Poi controllate la cottura con la forchetta, quando il polpo è cotto lo potete scolare. Poi abbiamo i nostri peperoni, gialli e rossi, aglio, olio, peperoncino, un filetto di acciuga e possiamo cominciare. Quindi, la nostra bella padella, accendiamo il nostro fuoco, ecco qua. Chiudiamo la finestra perché c'è troppa aria. Possiamo cominciare. Mettiamo un pochino d'olio. A questo punto la preparazione è molto veloce. Il polpo è già cotto, quindi facciamo presto, anche perché chiaramente i peperoni ci metterono molto meno a cuocere, per cui abbiamo dovuto bollire prima il polpo. Mettiamo l'aglio. Un pochino di aglio, scalogno, cipolla, vanno bene tutte e due. Di peperoncino o anche senza, questo dipende dai gusti, a me un pochino piace. I nostri filettini di acciuga. Non molti, se no un paio di filettini di acciuga, eccoli qua. Mettiamo lo scalogno o la cipolla, quello che vi fa. Avete quello che gradite, cipolla rossa, bianca, quella che vi piace, va benissimo così. Ecco, abbiamo pulito il nostro scalogno, perfetto. Facciamo friggere. Nel frattempo tagliamo i nostri peperoni. Ok, adesso è il periodo. I peperoni sono buonissimi, fatti come più vi piace, arrostiti, in padella, ripieni. Sono ricchi di vitamine. Consumiamo i peperoni, qua sono tanto buoni. Ok. Facciamo soffriggere per benino. Già profuma così, eh? È un buon profumino. Mettiamo i nostri peperoni. E li saltiamo. Ok, perfetto. Prendiamo il nostro attrezzino e facciamo rosolare per bene. Poi prendiamo il polpo e lo tagliamo. Ecco qua. Aspettiamo un pochino che si coprano i nostri peperoni e poi aggiungeremo il polpo.
mettere un pochino di prezzemolo, facciamo andare tutto insieme e metto il prezzemolo. Mettiamo un pochino di sale sui peperoni. Via. Era un po' che non ti dedicavo le patate. Possiamo anche coprire così facciamo prima. Mettiamo il polpo. Così si insaporirà con tutto. Una volta rosolato chiuderemo con un pochino di vino bianco. Ecco qua. Perfetto. Facciamo andare. E ci siamo stati super veloci. Prepariamo per un pochino di prezzemolo. Ci mettiamo un po' di prezzemolo e poi una volta ben rosolato tutto quanto, sfumato, lo possiamo degustare. Ciao Rick, saluti da Roma. Ecco qui. Benissimo. Bene. Adesso dobbiamo farlo cuocere un pochino, ci vorrà un pochino di tempo. Ci rivediamo più tardi. Bene? Intanto lo facciamo rosolare per pochino. Portiamo a cottura ultimata e dopo vedremo come è venuto. Ci vediamo dopo. A presto. Bene, eccoci. Il nostro bel polpo è pronto. È prontissimo. Bello rosolato, profumato. Lo possiamo impiattare. Ok? Abbiamo fatto qualcosa di nuovo, dobbiamo sempre fare qualche cosina di nuovo. Possiamo spegnere il fuoco, prendiamo il nostro piatto da frittata, mettiamo il nostro polpo con i peperoni, eccolo qua, guardate un po'. Un pochino di prezzemolo. Andiamo un po' a colorare il nostro piattino. Ecco qua. Qualche fogliolina sempre a decorazione. E che vi devo dire? Ecco qua. Il nostro polpo con i peperoni è pronto. Avete visto? Diciamo che il tempo maggiore di cottura è riservato alla cottura del polpo. Questo era molto grande, quindi ha avuto bisogno di un'oretta di cottura. Però quando andiamo a farlo, abbiamo visto 10 minuti e un quarto d'ora, è tutto pronto. L'abbiamo rosolato per bene, abbiamo messo sfumato con un pochino di vino bianco, appena appena abbiamo fatto il nostro bel soffrittino. Questo è il risultato. Ok? Bene. Anche questa ricettina l'abbiamo fatta, pronta, solare, come siamo noi, bisogna essere solari, vivi, allegri, profumati e colorati soprattutto. Ok? Va bene. Vi saluto, vi do un abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima ricetta. Va bene? Ciao ragazzi, buona serata a tutti.